Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì sulla Due Mari, poco prima dell'uscita di Monte San Savino in direzione Siena. Attorno alle 23 un'auto è finita fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. Per un uomo di 46 anni, Giacomo Pazzagli, purtroppo non c'è stato niente da fare, morto sul colpo per trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha perso il controllo dell'auto, una mini verde che è finita fuori dalla carreggiata contro il terrapieno ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere, sanitari del 118 e di carabinieri. A dare l'allarme un'ambulanza di passaggio che stava effettuando un trasferimento all'ospedale di Arezzo.